costi dell'illegalità e la lotta alla criminalità organizzata affronta un suggestivo percorso di indagine sui comportamenti illegali perpetuati dalla criminalità organizzata e il loro impatto sul tessuto imprenditoriale. L'infiltrazione mafiosa nella struttura produttiva è aumentata negli ultimi decenni, almeno nella sua diffusione territoriale. L'incidenza dei poteri criminali sull'economia del territorio è storia antica, ma il fenomeno ha assunto caratteri più marcati con lo sviluppo industriale e con la scoperta da parte dei poteri criminali delle opportunità offerte dall'economia legale per aumentare la propria area di influenza nella società. Luigi Cipione, autore del libro. Noi abbiamo stimato un giro d'affari pari a circa 160 miliardi di euro, qualcosa che abbiamo detto essere vicino al 10% del PIL nazionale. Secondo alcuni queste cifre sono esagerate, vi sono analisi di altri centri studi che ci danno una dimensione del fenomeno molto più ridotta. Noi abbiamo considerato in studi ancora più recenti che non sono stati oggetto di pubblicazione anche quello che è il giro del malaffare legato alle mafie straniere in Italia, che porterebbe questa somma da 160 miliardi a 200 miliardi. All'interno di questa cornice la ricerca affronta un tema bruciante: i costi direttamente imposti all'economia dei nostri territori dal sistema dell'estorsione e i costi indiretti che i sistemi criminali infliggono all'economia nella misura in cui distorcono la concorrenza e strozzano la crescita delle imprese. Filippo Beatrice, procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli. Sono costi ancora essenzialmente oscuri, perché sia pure quantificati in misura approssimativa non ne conosciamo fondamentalmente le specifiche origini, perché la criminalità organizzata oggi si infiltra in maniera pervasiva in vari settori, quindi il nostro compito è quello di andare al di là del singolo fatto criminoso, ma bisogna lavorare ancora per cercare di trovare e sgominare quell'area grigia che purtroppo caratterizza anche larghe parti della nostra società a Napoli.